is there. Definitely in a situation, they're in a situation to try to get off the bottom of the table. And they did a very good job last week against Varese. So again, as I keep saying the same thing, every game in Serie A is a difficult game. Pistoia è sicuramente una squadra che è in una situazione in cui deve cercare di tirarsi fuori dalla parte bassa della classifica. Ha fatto davvero un buon lavoro la settimana scorsa nel match contro Varese e come dico sempre, ogni partita di Serie A si preannuncia difficile. Again, we are focusing on ourselves. As you know, we had a good win in Champions League in Anvil, but we are in a situation now that we're facing 9 games in the next 28 days and a very difficult period. Noi, come al solito, ci focalizziamo su noi stessi e, come sapete, abbiamo conquistato un buon successo in Champions League contro l'Anvil martedì. Adesso siamo in una situazione in cui dovremo affrontare 9 partite nei prossimi 28 giorni e sarà quindi un periodo molto impegnativo. We are in a similar situation that we were in 2 months ago when we had a good streak of victories, including Varese away and beating Reggio quite easily at their place. But we did it then on a short number of players, on a short rotation. Siamo in una situazione simile a quella di 2 mesi fa, quando eravamo in una striscia positiva di successi, incluse le vittorie contro Varese e Reggio Emilia in trasferta. Adesso però la situazione è un po' diversa perché abbiamo rotazioni ridotte. So my number one job now is try to preserve this team. As you know, we have injuries and we're playing basically with 3.5 foreign players at the moment because Lang is still somebody that shouldn't be playing this long. So for me, the number one priority is to try to protect that the same thing doesn't happen that happened 2 months ago. Il mio lavoro principale adesso è di preservare il più possibile questa squadra. Come sapete abbiamo purtroppo tanti infortuni e giochiamo praticamente con 3 quarti della squadra al momento che Young non dovrebbe ancora poter disputare partite così lunghe. Quindi dal canto mio devo fare in modo di gestire al meglio questa situazione difficile. We all know that it's still a difficult situation at club. It's improving. President is doing a great job in trying to get things better. But from my point of view as a coach, I need to really make sure that we don't wear out the players and hopefully to have more of a rotation in the next few games. Results are important, but I think the most important thing is not to overuse our players. Sicuramente sappiamo tutti che la situazione del club sta migliorando e il presidente sta facendo appunto un ottimo lavoro per risollevare le sorti di questa situazione. Io davvero dal mio punto di vista devo fare in modo di avere più rotazioni a disposizione per le prossime partite perché i risultati sono sì importanti, ma è anche importante non sfruttare troppo i giocatori che abbiamo adesso a disposizione. Coach, parlando proprio dell'aspetto societario, è chiaro che a breve la speranza di tutti è quella di commentare semplicemente il campo, ma queste segnalazioni, queste indicazioni che emergono dall'esterno credo che facciano piacere innanzitutto anche alla squadra, allo staff. Hopefully we can in a short period we can talk only about basketball and not about financial issues, you know. But it seems that the things are improving and maybe it's good for you also for the spirit and for the team. Sure, it's very encouraging for us that things are improving on administrative level, but
in regards, you know, to the, you know, players, it's, we have to make sure that we try to get the best possible plan in terms of recruitment of a new player, and we're still waiting for the confirmation on the status of Costello, and we're hoping also that Hamadi will be back by the end of the month. So when that happens, you know, obviously that will put us in a situation to rotate more players. This is what we need. As I said, we've got 9 games in the next 28 days. So, but again, there is no point rushing. We have only got 1 visa left, you know, for to recruit a player. So we have to try to not to go wrong on this one. Sicuramente incoraggiante per noi che le cose stiano migliorando da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i giocatori, insomma la squadra, dobbiamo assicurarci di avere il miglior piano possibile per quanto riguarda l'innesto di un possibile nuovo giocatore. Inoltre stiamo ancora aspettando notizie su Costello e speriamo che Chiamati possa rientrare in gruppo entro la fine del mese. In questa situazione, se tutto va come deve andare, potremo certamente contare su più rotazioni a disposizione, anche perché, come ho detto, si aspettano 9 partite in 28 giorni. Però dobbiamo anche considerare che abbiamo soltanto un visto rimasto a disposizione per tesserare un altro giocatore e dovremo sfruttarlo nel migliore dei modi. Io volevo chiedere questo, lui ha 2 cose. A fine partita si è complimentato con i giocatori per il modo in cui stanno affrontando questo periodo, però poi alla fine magari sono anche sui venti, quindi lui è molto umile da questo punto di vista. Posso? C'è una per volta. Ecco lui. Okay, at the end of last game, you congratulated with your players, but maybe credit goes also to you for the job done. Look, we are a team. We had a lot of difficulties, as you know, and we went through this together, the team, the administration, and myself as well. So. The fact that the players are playing hard and they're playing to win games, you know, that's also it's also you know, a very nice thing for me. Siamo una squadra e stiamo avendo molte difficoltà, ma le stiamo superando insieme. Tutti, staff, giocatori, l'amministrazione, me compreso. E il fatto che i giocatori stiano dando tutto in campo per cercare di vincere quante più partite possibili non può che farmi che piacere, insomma. Players did a great job to get out of the chemistry issues that we had, and they're working as a team now. Sure, we're gonna have still ups and downs, but we are in a situation that we haven't been before in terms of chemistry. E i giocatori stanno svolgendo un grande lavoro per ottenere quella chimica di squadra che abbiamo adesso. Chiaramente abbiamo ancora molti alti e bassi, però ora siamo una squadra. No, poi l'altra domanda era Costello, sì. Perché insomma, comunque sono 3 mesi che lui sta fuori aspettando questi controlli medici, però di fatto quel che è stato, mi è stato offerto a diverse squadre, anche in A2, quindi qual è il problema? Yes, but Costello, it has been offered to some teams in second division, Italian second division. It's news to me that Costello has been offered to other teams in Italy. What I know is that there is a difference in opinions about his medical status at the moment. There is a difference in opinion from doctors in America and doctors in Italy. And this has to be sorted out. When Costello sprained his ankle against Trento, that was at least 2 months ago, we thought that he's going to be back in 2 to 3 weeks, and now he's only more than 2 months gone, and he's not ready to practice. So there is obviously a difference in opinions, and this is what has to be sorted out very shortly. In realtà questa è una novità per me, io non so niente al riguardo. Quello che so è che ci sono opinioni contrastanti riguardo il suo infortunio, quindi diverse opinioni tra i medici italiani e quelli americani.
Bisogna quindi arrivare ad un verdetto il più in fretta possibile. E circa 2 mesi fa, quando si è fatto male, credevamo che sarebbe tornato in squadra in un periodo compreso tra le 3 settimane più o meno, ma in realtà ancora adesso non sappiamo quando potrà riaggregarsi e speriamo di avere notizie a questo proposito in fretta. Volevo chiedergli, visto che contro l'Istria si chiude questo girone di andata, è anche diciamo possibile fare un primo bilancio al di là di come finirà la partita di domenica? Si aspettava diciamo di arrivare così in alto? Cosa diciamo magari si aspettava che non accadesse sul campo, ovviamente in questo giro di andata, cioè cosa non lo ha soddisfatto appieno? Quindi. Ok, we have last game for in the first round. Can you make a first balance? You know, did you expect to be such in a high position where we are now, or didn't you expect that something could happen? Are you satisfied on the general situation? I mean, I always expect to be higher than we are at the moment, but considering everything that we went through, the team has done very, very well to have this kind of record, to fight for the second position in the championship and also second position in the Champions League. As I say, considering you know the everything that we had in terms of injuries and problems, you know, I think we've done well. Mi aspettavo in realtà di essere più in alto di dove siamo adesso, però considerando tutto quello che abbiamo passato, anche a livello di tanti infortuni che purtroppo hanno falcidiato il roster, la squadra. Devo dire che la squadra ha fatto davvero un buon lavoro e sta lottando per il secondo posto sia in campionato che in Champions League, quindi nel complesso direi bene. Ecco, devo chiedergli se diciamo se preferisce chiudere al terzo posto o avere un giocatore prima delle Final Eight. Do you prefer to end at third place or having a new player before Final Eight? Final Eight, you know, is important for us. It's one of the trophies to play for. We need to focus on that. You know, we still need to play those 9 games that we have got left, but I think we've done the job to qualify in Final Eight and hopefully qualify for the second round of the Champions League. As I said, you know, what's important for us is really to make sure that we don't wear out our main players in the next 9 games. Le Final Eight sono sicuramente importanti per noi, anche perché sono uno dei trofei per cui lottiamo, quindi ci dobbiamo focalizzare su quelle anche se mancano ancora 9 partite, così come sul qualificarci al secondo round della Champions League. Però, come ho detto prima, la cosa importante per noi è fare in modo da non perdere altri giocatori nel prossimo periodo. Perché anche se abbiamo Hamadi back, you know, next month and we get new players, you know, it takes time for those players to get back to form, to get back to fit in, to learn to play. So we're not going to be able to get somebody and have a complete use of them. So we have a team already. We have to try to, you know, rotate players more, even if it's a risk, you know, in result wise, but you know, but we have full confidence in our bench, and this is something that we have to do in the next few games. Anche se infatti avremo di nuovo DIA in squadra e speriamo di poter avere un nuovo giocatore, ci vuole comunque tempo per i nuovi innesti per abituarsi e poterli avere completamente a disposizione della squadra. Per il momento cercheremo di ruotare ancora di più gli uomini che adesso abbiamo a disposizione, anche se è un rischio per i risultati, però abbiamo completa fiducia nella nostra panchina. Va bene così? Thank you.